è vero parlare di teoria dei generi, ma la commedia, cioè si salva soltanto la parte finale di quella che può essere una definizione. Cioè, io credo che dentro c'è comunque, come dimostra anche la commedia di un uomo ridicolo, no? La divina commedia, la commedia umana di Balzac, non è che parlano di cose che fanno ridere necessariamente, cioè sono cose che hanno a che fare con l'uomo, non con gli eroi. Ecco, diciamo, la tragedia, la commedia, queste cose, cioè entriamo dentro come nel romanzo, cioè i romanzi sono comunque delle commedie, anche quelli che sembrano più lugubri, cioè parlano delle difficoltà che hanno le persone. Diciamo, chiaramente, siccome dentro, quando un uomo è in difficoltà fa anche ridere, no? Dopo la cosa dell'umorismo, allora diciamo che in questo senso noi ci smarchiamo rispetto a queste cose e guardiamo le cose con il sorriso, che è un sorriso di comprensione che noi siamo quello che ci fa ridere. Invece, che cosa diventa adesso il sorriso? Il sorriso di scherno della commedia intesa in questo senso, cioè di critica, quello non sono più io, e quindi diciamo del cazzeggio detto in un'altra cosa. Allora, in questo senso la commedia sembra diventata la cosa che è la cosa che fa ridere, ma la commedia è le storie semplici, le storie di ciascuno di noi. Quindi in questo senso è vero che sono delle commedie, secondo me, anche i nostri film. La percezione che ho avuto accompagnando il film in Francia, che viene colto molto l'aspetto umoristico, ad esempio, in Francia e anche negli altri paesi, perché diciamo si è più rilassati su questo fatto del perché si va al cinema. Ecco, l'altro elemento che mi suggeriva, cioè andare al cinema per disimpegnarci, ma non è un discorso tanto di impegno politico, no, è, diciamo sono momenti, sono spunti, occasioni di comprensione, di confronto con quello che sta succedendo, no? E che il fatto che un film, se è, chiamiamolo serio, se è magari drammatico, sia qualcosa di pesante, che palle, no? Già mi basta la mia vita, vuol dire che si è smarrito, diciamo, la cosa che fa, dovrebbe fare, se è un'opera, no? Se non è un'opera allora è brutta, no? Ma se, diciamo, se facciamo finta che è una cosa che è interessante in quel genere, non vuol dire che diventa una cosa di lugubre, che appesantisce la vita, ma qualche cosa che ci permette la comprensione di un aspetto, di uno spunto magari tragico, e grazie a questa comprensione anche la nostra vita si manifesterà in un altro modo. C'è una gioiosità anche nel lutto, non so come dire, cioè sta a vedere come questa cosa viene raccontata e come viene percepita dallo spettatore. Allora, diciamo, tornando un po' all'argomento, è chiaro che adesso la convenzione, il cliché del fatto che funzionino le commedie dipende un po' da questo e rischia di precipitare un po' verso il passo, cioè di omogeneizzare anche le proposte. C'è una censura più sottile di quella della dittatura, perché lì era il potere che indicava questo non si può fare, di questo non si può parlare e bisognava obbedire. Adesso c'è una censura più sottile, più invisibile, che è, perché anche in un certo senso scoraggiante secondo me anche per lo spettatore, perché il produttore, chiaro, diciamo così, il produttore, l'amico, il cosceneggiatore, il regista stesso, se si deve uniformare a quello che sembra essere il gusto del momento, non so come dire, di questo momento, pratica nei suoi confronti una censura che è molto più vigliacca anche nei confronti del pubblico, perché nello stesso tempo dice no, il pubblico è uno stronzo, il pubblico è un cretino, lo prendo in giro. Ecco, quindi diciamo è anche disonesta questa pratica del fatto di volere, diciamo, praticare, diciamo, come dire, non viene la parola, ma andare dietro, diciamo, a quella che sembra il gusto del momento. E chiudo, diciamo, rispetto a quello che dicevi tu delle differenze, non è che siamo soltanto differenti noi due, perché siamo differenti come persone, anche io ho apprezzato moltissimo, infatti i festival sono anche queste occasioni in cui si vedono i film dei colleghi, è bellissimo che se ci incontriamo e parliamo, no? Adesso è molto più difficile stare insieme, soprattutto se si vive in città grandi, sì, e quindi queste sono delle bellissime occasioni. Ma il cinema italiano, se c'è una cosa, cioè questo è il discorso anche un po' dell'Italia, no, cioè che cosa è? Siamo una repubblica giovane, siamo uno stato giovane, ma c'è i suoi vantaggi, perché viene cinema dalle regioni diverse, perché lui è appunto è romano, io sono siciliano, non ho fatto più siciliano, ma il film che viene dalla Sardegna, abbiamo una ricchezza anche linguistica, anche proprio di diversi contesti in cui accadono le storie, abbiamo visto tutti noi cose diverse a partire dalle nostre origini, quindi è un cinema ricco. Se prendiamo i casi più eclatanti, Garrone, Sorrentino, i fratelli italiani, cioè dico di quelli che hanno avuto anche dei riconoscimenti all'estero, sono dei film straordinariamente diversi.
che ha delle potenzialità di essere un cinema molto ricco, dipende appunto dal fatto che si possa un po' sciogliere questa questione che un pochettino ci addolora anche, di dover fare soltanto un tipo di cinema.